Hello bad guys, benvenuti in questo nuovo video. Scusate se non ho potuto caricare appunto il video quando avrei voluto, ma sono stato un po' pieno di impegno, ho dovuto preparare un minimo appunto il video. Comunque sia, oggi vorrei parlarvi, come promesso, del formato Edison e cercare di fare una breve guida introduttiva appunto al formato, cercando di essere il più breve e il più conciso possibile. Quindi potrebbe anche essere che il video duri un pochettino. Comunque sia, andrò a dividere il video per sezioni in maniera tale che nel caso non siate appunto interessati all'introduzione del video e che ne so, vogliate sentire direttamente le mie considerazioni o magari appunto già sapete più o meno cos'è il formato Edison come origine, ma volete andare ai punti più salienti del video, metterò in descrizione giustamente il timer. Per andare direttamente a quel punto del video lì, e quindi il player di YouTube avrà la suddivisione in maniera tale che potrete saltare appunto le parti che vi interesseranno meno. Quindi, se siate nuovi giocatori o player di vecchia data, se magari siete stanchi di spendere troppi soldi con il formato standard, modern, come vogliamo chiamarlo, o semplicemente siete persone nostalgiche del gioco dei retro format come me, format Edison potrebbe essere la soluzione che cercavate. Quindi, mettetevi comodi, rilassatevi e vi auguro buona visione. Il formato Edison, come suggerisce il nome, è un retroformat di Yu-Gi-Oh! E grazie al cazzo, direte, giocato per emulare le stesse regole e carte di quel periodo, ossia inizio marzo 2010 fino ad inizio maggio 2010, quindi dello stesso anno. La banned list a cui si fa riferimento è quella dal 1 marzo 2010 e le ultime espansioni valide sono Absolute Power Force, che in italiano è potere assoluto, il Duelist Pack Kaiba e lo Structure Deck dei mech devastatori. Per quale motivo si chiama Edison? Ci dà la corrente elettrica? Ma magari, soprattutto in questo periodo, sarebbe gratuito. È gratuita. Comunque, a parte gli scherzi, deriva dall'omonima città nel New Jersey, dove si è svolto lo Shonen Jump Championship, il cui nome poi sarebbe stato sostituito con quello che oggi conosciamo comunemente come YCS, ossia Yu-Gi-Oh! Championship Series. Per alcuni di voi la risposta potrebbe sembrare banale, ma i motivi per cui il formato Edison è diventato e sta diventando così popolare sono molteplici, e dal mio punto di vista, quelli principali sono due: la varietà e l'accessibilità, inteso anche in termini economici. Per quanto riguarda la prima motivazione, è che nonostante il periodo sia stato molto breve, quindi marzo-maggio 2010, ci sono stati obiettivamente vari mazzi diversi tra di loro, anche nella top durante l'evento. E citando i più popolari, ci sono il Blackwing, Machina Gadgets, l'Hexthorn e il Quick Draw Synchro, nonché vincitore del campionato giocato da Geoff Jones. Inoltre, nonostante tale varietà, il bilanciamento tra i mazzi era abbastanza equilibrato, è giusto si può dire, anche se dal mio punto di vista il formato soffre ancora di qualcosina di cui parlerò o più avanti o magari in un prossimo video. Parlando invece dell'accessibilità, se siete stati giocatori di quel periodo, quantomeno di un periodo adiacente o non troppo lontano dallo sforgersi dello Shonen Jump Championship, sicuramente fra i vostri scatoloni o carte da collezione avrete una buona base da cui cominciare, se non addirittura, secondo me, gran parte del mazzo. E vi dico questo perché alcune carte come il Bottomless Trap Hole, o le prigioni dimensionali, Rico o il comparto pianta sono stati giocati sicuramente almeno fino al 2011-2012. Quindi, che siate neofiti del gioco o del formato o avete magari venduto in passato tutta la vostra collezione, non preoccupatevi che, tranne qualche piccolissima eccezione, sono uscite talmente tante ristampe, ma talmente tante delle carte utilizzate, che con pochi euro letteralmente potreste mettere su un mazzo di tutto rispetto e soprattutto competitivo, visto il formato. Per essere più sicuri riguardo le carte legali utilizzabili nel formato, in descrizione vi lascerò il link relativo alla banned list, ai rulings e alle errate, altrimenti il video verrebbe troppo lungo. E per chi non lo sapesse, in poche parole, con errata si indica l'effetto di una carta che viene revisionato e quindi anche ritoccato nel tempo, come appunto potete vedere dalla grafica. Tuttavia, vorrei soffermarmi su una regola in particolare, e per la precisione quella inerente alla priorità. In cosa consiste? L'attivazione dell'effetto di un mostro può essere attivato durante la finestra di evocazione del mostro. Facendo un esempio pratico, il giocatore 1, dato che siamo in tema in un certo senso, vediamo chi la capisce, ha un mostro scoperto sul terreno e Bottomless Trap Hole coperto. Arriva il turno del giocatore 2. Questo evoca il Chaos Sorcerer, il sorcio, o lo conosciamo come Stregone del Caos, e durante l'evocazione
Dato che la sua evocazione non è stata negata, quindi non ha utilizzato per esempio il giudizio solenne, può attivare l'effetto in priorità, diventando così il primo anello della catena, Chainlink 1 in altri termini. In risposta, il giocatore A può attivare il Bottomless Trap Hole, diventando così Chainlink 2. Quindi, quando la catena andrà a risolversi, lo stregone del caos sarà distrutto e bandito. Tuttavia, l'effetto dello stregone si risolve e andrà a rimuovere il mostro scoperto del giocatore A. Del giocatore 1, anzi. Come vedete, appunto, come avete visto, il concetto è molto semplice, ma d'impatto sulle vostre partite. Tendo a precisarvi che ovviamente non è la stessa cosa come per Karius o un altro monarca, insomma. Inoltre, altra cosa importante, vige la regola della sesta carta, dove appunto, anche iniziando per primi, si ha diritto a pescare appunto la sesta carta. Ora, sicuramente la domanda che vi sarete posti è quella in merito a quali fossero le carte effettivamente utilizzabili, dove le trovo, bla bla bla, proprio del genere. Fortunatamente abbiamo una risposta a ciò, ed è la formatlibrary.com, dove potrete trovare non solo la card pool in merito all'Edison, ma anche in merito ad altri formati, dai più ai meno popolari. Ovviamente, come già citato poco fa, vi lascio il link in descrizione. E non solo appunto della library, ma anche di edisonformat.com, dove ci sono tutti i ruling che ne so, faccio un esempio scemo, il Book of Moon. Se l'avversario attiva Bottomless Trap Hole, posso attivare Book of Moon sul mio mostro per evitare che venga distrutto? Sì. Tutte queste regole qua, perché appunto non posso parlarne singolarmente perché è impossibile, o quantomeno verrebbe un video di 4-5 ore probabilmente. Al momento, per giocare a Edison Online, l'unica maniera possibile, purtroppo, è attraverso Dueling Book, ex Dueling Network. Qui link, come per il resto delle cose, verrà messo qui sotto in descrizione, e tramite formato Unlimited Unrated, dato che non ci sono le classificate del formato per ora, ovviamente. Tuttavia, fortunatamente anche in Italia si sta smuovendo il fenomeno Edison e di conseguenza varie fumetterie o negozi specializzati hanno iniziato ad organizzare vari locals ed eventi come accaduto per il formato GOT. Per maggiori informazioni vi consiglio di dare un'occhiata ai seguenti canali che riporterò sempre in descrizione e cercherò di mettere anche in grafica, che appunto riportano regolarmente decklist o eventi e video inerenti al formato che magari possono offrirvi maggiori informazioni in merito ad eventi in specifici luoghi in cui abitate. Ovviamente, ciò non nega che se magari doveste già frequentare posti del genere, come per esempio i ragazzi del canale Edison Format Italia a Roma, possiate lasciare un commento in merito al negozio che state frequentando, in cui appunto state giocando e potete dare un piccolo aiuto magari alle persone che stanno visualizzando questo video e non sono a conoscenza di ciò, scusate. A differenza del formato standard, nel formato Edison il gioco è nettamente più lento e non ci sono davvero combo troppo esagerate, richiede quindi una maggiore attenzione nel gestire le proprie risorse e i vari trade. Quindi bisogna stare molto attenti alle proprie scelte e alla configurazione delle azioni. Di conseguenza il concetto di vantaggio della carta assume un certo spessore. Quindi, sulla base di ciò, e statisticamente parlando, scusate se non so parlare, e potrete notarlo anche dai vari video delle varie partite online, le carte più giocate che potreste ritrovarvi con e contro sono, un attimo che le piglio, eccole qua, ce l'ho tutte in fila che sono bravo, sono Caius, che è veramente grosso, data anche, secondo me, la mancanza di hand trap generiche, sottolineo generiche come magari Effect Veiler, che poi sarà popolare cioè popolare, sarà giocato nel formato successivo, vista la sua uscita. Rico, che ci permette di mandare al cimitero determinate risorse, soprattutto, ed è soprattutto giocato nei mazzi, vabbè, oltre l'Iceworn, mazzi che sfruttano il reparto pianta, che viene appunto anche sfruttato dal Tabris Dragon. Abbiamo anche il Cyber Dragon, che diciamo ha un molteplice ruolo all'interno del formato, in quanto può buttare giù ciccioni di livello 4, come metti a fuoco per piacere, non fare lo stronzo, okay? Cicciotti di livello 4 che sfrutta magari un mazzo come GB o il Blackwing, ma soprattutto, come avrete anche intuito dalla carta che si è vista, è forte contro i mazzi macchina, che
che spammano mostri macchina come gadget, macchina o macchina gadget o anche ingranaggio antico, è forte grazie al Chimeratech, in quanto ci permette di fare pulizia del terreno ed evocare il Chimeratech senza aver paura, diciamo, della Starlight Road, in quanto non distrugge, giustamente. Poi Entrap che ci sono appunto tra Godial, Gorz e il Battlefather dovrebbe essere la pronuncia corretta, che è soprattutto giocato nel mazzo Monarch, quindi Frog Monarch o mazzi appunto che vadano a spammare il Monarca, e vanno a evitare OTK da appunto mazzi come Drago o Fish OTK, insomma, quindi vanno a prevenire, diciamo, di perdere subito la partita nel turno in cui vanno a spammare l'evocazione, quindi massimizzare i danni. Altre carte, partendo dalle magie, sono il tifone, che era limitato a 1 e vabbè, si commenta da solo. Book of Moon, che è molto molto versatile, in quanto ci permette di riciclare gli effetti per scoperta, interrompere magari gli attacchi dell'avversario, o magari direttamente determinate combo, come per esempio coprendo i mostri tuner, quindi impedendo la sincro evocazione. Poi ci sono le carte Draw Engine, si dice Engine, non Engine, come generiche, come Card Destruction, Ricastro Goblin e Allure of Darkness. E non vi metto il baratto, in quanto l'ho visto più che altro, per quel che ricordo, spammato in Maxi Drago, per l'appunto. E poi ci sono, diciamo, i Board Breaker, che sono, vabbè, sincro più famoso come Board Breaker all'epoca, e penso forse anche ora il Black Cross Dragon, Drago Rosa Nera. Heavy Storm, Mirror Force, Torrential Tribute, e appunto poi per counterare questo, diciamo, questo tipo di meccanica ci stava la Starlight Road, che ci permetteva appunto di negare gli effetti ed evocare il nostro Stardust. E trappole generiche, prigione dimensionale, buco trappola senza fine, come Counter Trap abbiamo queste due. E questa è una carta che onestamente non tanto mi piace, però appunto molti mazzi vanno a giocarla. E infine, tralasciando il discorso fra queste due, le carte più infami del formato, di cui una secondo me molto più ingiusta dell'altra, sono la Dustrot e la Royal Oppression. Diciamo che questa, e sono anche le più costose, e comunque dicevo che questa in un certo senso la posso giustificare, nel senso che io la voglio chiamare una carta da gambler, nel senso che può essere una pescata morta in un certo senso questa, mentre quest'altra è veramente troppo troppo forte, in quanto fa il board control e di conseguenza hai vinto la partita, si può dire. Per quanto riguarda invece le carte generiche di Extra Deck, abbiamo il Katastor e il Goglio Guardian, che vi ricordo, è un'errata il fatto che indichi un Earth Tuner, in quanto l'Edison sfruttava appunto le regole dell'epoca, le errate dell'epoca, quindi è un tuner più uno più mostri in un tuner. Brionac, o Brionac, non si è mai capito la pronuncia di questo, Ancient Fairy Dragon, poi vabbè, il Black Rose prendendolo dal mazzo, cioè dalle carte di prima, Red Dragon Archfiend, in quanto è un 3000 bello grosso, Stardust Dragon, parla da solo, Colossal Fighter. E questo, hai anche determinate combo con l'Armory Arm per, diciamo, vincere il game grazie a lui. Non voglio andare troppo nel dettaglio. Poi abbiamo l'Arcidemone Dominatore dei Pensieri. Come special guest metterei anche lui, per quanto, diciamo, sia giocato nei mazzi che sfruttano mostri oscurità. Il Wurm, dato che Trishula non ci stava ancora. E io metterei anche lui, in quanto essendoci carte come Brain Control e Mind Control, diciamo che alcune volte può capitare che tu vada a prendere il gale avversario, di conseguenza non è un male giocare, appunto, secondo me, questa carta all'interno dell'extra, se ne hai la possibilità, appunto, non usufruisci troppo dei mostri sincro. Infine vi faccio vedere alcune carte giocate, appunto, nel formato Edison per quanto riguarda il side deck. Non faccio qualcosa di completo, in quanto altrimenti il video sarebbe troppo lungo. Quindi, se caso che voleste un video specifico per il side deck o le carte principali dell'Edison, con ovviamente il mio parere, vi invito a scriverlo nei commenti e eventualmente lasciare un mi piace per darmi un feedback in merito. Quindi, partendo,
Abbiamo il DD Crow che diciamo è forte contro mazzi che utilizzano effetti nel cimitero come ad esempio il Frog o il Dragon, o in alternativa il Soul Release, il rilascio delle anime. Poi abbiamo la Luce Consacrata, che secondo me è una carta veramente veramente forte contro i mazzi Dark, quanto praticamente gli impedisce di giocarci. E vista la limitazione del tifone spaziale mistico, abbiamo il Turbine e il Dust Tornado come alternative. Il Lightning Vortex invece contro anche. Io lo uso principalmente contro mazzi come il Frog quando ti fa quella la lock combo lì con le ranocchie. Però è anche forte quando ci sono, che ne so, mazzi che ti vanno sempre sopra, troppo sopra, ti fanno monster spam di attacco. Rispettivamente specchio luce, imprigiona luce, scusate, imprigiona oscurità, che contro l'Iceborne, contro, vabbè, contro zombie, insomma, sono veramente forti. E poi lo scontro Gozen e la rivalità dei signori di guerra, che rispettivamente una è forte se giochi monotipo, l'altra se giochi mono attributo, e viceversa sono forti contro chi spamma più tipi e più attributi. Poi lui, che è veramente forte contro il Mirror Rots, mi pare si chiami in inglese, che è forte contro GB. E vabbè, Royal Decree. Se giochi poche trappole e vabbè, contro Chamberno, mazzi simili. Prima di salutarci, però, vorrei dirvi una cosa nella maniera più schietta possibile. Volemose bene, per favore. Mi spiego meglio. Grazie al gioco, come ho sempre ripetuto nei miei video, ho conosciuto tantissime persone e con alcune di queste mi sento ancora tutt'oggi. E letteralmente ognuno di essi, ma letteralmente non sto scherzando, mi ha detto, e io stesso ho potuto constatarlo, fra i vari gruppi Facebook e commenti. Comunque sì, abbiamo visto che la community è davvero degenerata, diventando un bel po' tossica. E non sto parlando di sfottò quando insulti per scherzo qualcuno con cui ovviamente hai confidenza. Da qui è chiaro che il formato Edison, ma anche gli altri retroformat, secondo me, sono un tentativo da parte di noi player nostalgici che vogliono rivivere appunto le emozioni dei bei tempi andati. E non voglio negare che la cosa si stia obiettivamente concretizzando, E di questo sono e penso ne siamo tutti felici. Ora, è vero che non potremo mai rivivere esattamente le stesse sensazioni ed emozioni, quello certo, ma possiamo divertirci in ogni caso. Quindi, il mio invito è quello di godervi il gioco. Non pensate sempre a fare la top, a fare result. Non insultate qualcuno solo perché non gioca una determinata carta, che gioca, che ne so, un pro player o una lista che ha fatto top, se magari fa un misplay, perché può capitare, ragazzi. Magari quella persona ha un mindset che ancora deve sviluppare, magari è distratto perché ha problemi personali, non lo so, qualsiasi cosa. Quindi il mio invito è: godetevi il gioco per quello che era e che è. Pensate a quando giocavate con i vostri amici quando eravamo piccoli, scusate. Quando vi scappava un momento no sense che strappava una risata, quando sbagliavate senza dover ribaltare il tavolo. E non vivete, non giocate solo per vincere. Divertitevi. Il gioco può presentarsi anche utopicamente nella sua forma migliore, può essere strabilanciato, accessibile, quello che vogliamo. Ma se non cambiamo la nostra mentalità di affrontare appunto il gioco e di giocare il gioco, scusate l'eventuale ripetizione, sarà sempre sempre la stessa storia. Da qui rinnovo di nuovo il mio invito. Se ci hanno detto milioni di volte che Yu-Gi-Oh! È un gioco per bambini, questa volta io vi dico sì, siamo più bambini e meno adulti. Cresciamo un po' più con il cuore che con la testa, almeno stavolta. E dopo il mio messaggio cringe, vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto. Vi chiedo sempre di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi al canale per supportarmi. E arrivederci al prossimo video. See you next time.